bravissimi. Io manco quello so fare, quindi ecco bene. Però abbiamo fatto le prove prima e qualcosa dovremmo riuscire a fare. Dunque, ci sono quasi. Stupirò. Apri. Alle volte superò anche le mie aspettative. Allora, parliamo appunto di questo evento dell'85. Allora, intanto una premessa. Quello che è successo nell'85 non è detto che non capiti più. Può benissimo capitare, tutti noi non vediamo l'ora che capiti in realtà. Però in effetti dall'85 a oggi sono cambiate parecchie cose. Il clima è veramente un po' impazzito e questo riscaldamento globale di cui si sente parlare purtroppo è realmente in atto, perché ci sono delle misurazioni che lo dimostrano, quindi la Terra è più calda e quindi per gli amanti del freddo e della neve tutto questo ovviamente non gioca a nostro favore. Si parla di temperature un po' più alte rispetto anche a 30-40 anni fa e quindi è più difficile che arrivi la neve, anche perché nell'85 c'erano temperature fino a meno 20, quindi è come se ce n'erano di temperature buone per la nevicata. Però spesso magari si è lì e lì, magari basta un grado in più e hai pioggia, un grado in meno e neve, se partiamo da una base che è già più alta, in effetti aumentano le probabilità che abbiamo più eventi piovosi rispetto ai eventi nevosi. Però non è detta l'ultima, anche perché quell'evento dell'85 era stato accompagnato anche da delle particolarità a livello atmosferico in alta quota, che tra poco vi spiegherò, che potrebbero riverificarsi, ma non solo potrebbero, si sono verificate l'anno scorso, però quelle condizioni hanno portato il freddo l'anno scorso negli Stati Uniti e non in Europa. Però potrebbe darsi che magari in un prossimo futuro si ripresenta la situazione analoga con delle colate artiche verso l'Europa, quindi perché no, insomma, sperare non costa nulla, quindi potremmo avere altre nevicate del genere. Però questa qua è ricordata sul serio come la nevicata del secolo. Cosa è successo? Io cosa ho preparato questa sera? Vuole essere una chiacchierata la mia, ma qui veramente che se avete domande di qualunque tipo da farmi, anche che vanno al di là di questa nevicata, siamo qua per passare un'oretta insieme, insomma. Io ho preparato una serie di immagini che spiegano l'evento dell'85, però vi ripeto, qualunque cosa vogliate chiederci, siamo ovviamente qua a disposizione. Allora, cosa è successo nell'85? Questo è lo schema generico. Può darsi che sia io, diciamo così. Questo è lo schema generico di cosa è capitato in quell'anno. Allora, voi vedete A, B, insomma, molti di voi penso che sappiano di cosa stiamo parlando, ma anche degli altri, insomma, A è alta pressione, B è bassa pressione, dove c'è l'alta pressione meno male c'è del tempo, dove c'è bassa pressione meno male c'è brutto tempo, detta proprio in termini terra-terra. Quell'anno si è avvistata quell'alta pressione là sopra, sul nord Europa, praticamente in Islanda, che non è una cosa normale, anzi di solito vicino all'Islanda ci dovrebbe essere una bassa pressione. La posizione di quell'alta pressione là, se voi contate che intorno alle alte pressioni la gira in senso orario, quindi va come l'orologio. Praticamente dalla parte destra alla parte orientale dell'alta pressione il movimento orario faceva sì che l'aria dal nord Europa, ma addirittura dall'Artico, piombasse giù verso l'Europa. C'era questo canale che da nord portava dritto verso l'Europa centrale e poi è riuscito a infilarsi fino al Mediterraneo, portando così questa aria artica fino proprio a latitudini molto basse, addirittura nel Nord Africa. Ha nevicato quell'anno in Algeria, ha nevicato in Tunisia. Dopo vedremo anche cosa è successo giorno per giorno. Ho preparato anche proprio una sequenza di come è andata la cosa giorno per giorno. Quindi questo è lo schema di base. In generale cosa è capitato in quel mese lì. Il perché sia capitata questa situazione così anomala è dovuto in parte, in ogni caso, alla casualità del tempo. Cioè, uno dei motivi per cui i meteorologi, meno male, se la cavano sempre, alla fine dicono sempre che l'atmosfera è un sistema caotico, che vuol dire, insomma, che fa quello che vuole. È un po' una scusa, così quando la sbagli dici, vabbè, è l'atmosfera che ha preso un'altra strada, io cosa c'entro. Però in effetti è così. Ci sono degli aspetti dell'atmosfera che in parte non li conosciamo noi e in parte fanno proprio parte dell'imprevedibilità del sistema atmosfera. Quella non è, quindi, oltre a questa imprevedibilità, questa eventuale casualità del clima, c'è stato però un fenomeno particolare, e cioè noi abbiamo intorno
Terra c'è tutta l'atmosfera, insomma la Terra è intorno l'aria. Il primo strato d'aria si chiama troposfera ed è quello che è alto circa 10-12 km e lì avvengono tutti i fenomeni atmosferici. Le nuvole si formano nella troposfera, in questo primo strato dell'atmosfera. Sopra la troposfera c'è una parte dell'atmosfera che si chiama stratosfera, in cui l'umidità è bassissima, di solito non si formano nuvole, però sono a contatto questi due strati atmosferici e in qualche modo interferiscono l'uno con l'altro. Quell'anno è capitato un evento un po' strano. Sul polo nord, la parte di stratosfera, quella più alta quindi, si era riscaldata in maniera anomala. Non è facile capire i motivi di questo riscaldamento, però si sono ripresentati l'anno scorso. È un evento che può capitare. Quando si riscalda al polo questa parte di atmosfera, l'aria del polo, che è freddissima di per sé, comincia ad andare un po' da tutte le parti. In realtà, usando termini più tecnici, il vortice polare si spezza e comincia a viaggiare invece che lunghi paralleli, lunghi meridiani. Insomma, l'aria polare va un po' da tutte le parti, con delle colate anche verso latitudini più basse. Quell'anno ha preso la strada dell'Europa. L'anno scorso, come dicevo, ha preso la strada degli Stati Uniti. Invece nell'85 ha preso la nostra strada. E cosa è successo in più? C'è rimasta. Cioè ci siamo fatti un mese, tutto gennaio, con quest'aria addosso. Se voi, tra poco lo vedremo, chi si ricorda un po' quell'evento, forse si ricorda che la grande neve qua a Brescia, Milano, è arrivata a metà mese, eravamo a metà gennaio, ma il freddo era arrivato in realtà già prima, a inizio del mese. E anzi, tra poco lo vedremo, mi sembra che il record a Brescia, anziché di, l'ha fatto all'11, non ricordo se il 10 o l'11, tra poco lo vedremo, ma ancora non nevicava, la neve è arrivata dopo. Quindi c'è stato questo lago di aria gelida che è arrivato dalle nostre parti, lì si è fermato, non se n'è più andato via, e quando poi è arrivata la perturbazione a fine mese, a quel punto ha dato origine alla neve. Ma quel primo arrivo di aria fredda non aveva fatto niente da lui, praticamente nulla. Al centro-sud, lo vedremo tra poco, già nevicava, ma da noi niente. Poi al 15 è arrivata la perturbazione che ha dato la grande nevicata. Allora andiamo a vedere adesso piano piano come è andata la cosa. Allora, questo era lo schema generale. Adesso vedrete un po' di cartine di questo tipo, ma ve le spiego, non è nulla di complicato. Solo anche per farvi capire come lavorano un po' anche i meteorologi. Le cartine che ho portato, tutte, quasi tutte, ci faranno vedere la temperatura dell'aria a 1500 metri di quota. Uno dice perché, che me ne frega, perché i monti dell'aria a 1500 metri di quota sono quelli, dal loro studio, tu capisci se arriva il caldo, il freddo, le nuvole, le piogge, non si guardano le cose al suolo, perché il suolo, la superficie terrestre riesce a avere influenze tali per cui dalla condizione dell'atmosfera al suolo non riesce a intuire che fine farà. Invece a 1500 metri di quota, meno male, certo, ma abbiamo altri che sono molto più grandi, ma in generale si riesce a vedere bene l'andamento delle varie masse d'aria. Qui siamo a dicembre dell'84, quindi la fine dell'anno precedente. E avevamo sull'Europa, tutta l'Europa, aria mite. Ora vedete, si riconosce insomma l'Italia, il Mediterraneo, la penisola iberica, quindi e tutte le cartine vedrete l'Italia in quell'angolino lì. Vedete che i colori sull'Italia sono giallo, arancione, questa è la temperatura appunto a 1500 metri di quota. Dove vedete il viola, al blu, lì c'è l'aria fredda. L'aria fredda era lontana da tutto il continente europeo. Tutta Europa con clima mite. Quindi un dicembre, qui siamo al primo di dicembre. Cosa succede all'8 di dicembre? Stessa roba. L'aria fredda è ancora lontana. Quindi Europa e Italia soprattutto con un clima ancora particolarmente mite. Siamo a metà mese, 15 dicembre, le cose non cambiano di molto. Sì, si comincia a vedere un po' di verde, di azzurro vicino, a sinistra, a destra, a ovest e est, però l'Italia è ancora col giallo. Da noi ancora non capitava un bel niente, siamo a metà dicembre. Quella prima parte di dicembre, questa è un'altra mappa, questa fa vedere invece al suolo la pressione al suolo. La pressione al suolo, questa invece è molto utile per i meteorologi. È quello che vi dicevo prima, bassa pressione è brutto tempo, alta pressione è bel tempo. Questo è importante per noi.
I primi 15 giorni di dicembre, questa è stata la pressione media in quei primi 15 giorni. L'Europa, quasi tutta l'Europa, ma soprattutto l'Europa centro-orientale, con quel colore arancione, comunque già un po' più acceso, e quel numerino 1025, vuol dire alta pressione. Abbiamo avuto i primi 15 giorni di dicembre sempre alta pressione in tutta l'Europa. Non arrivavano perturbazioni, alta pressione che bloccava anche arrivi di aria fredda, insomma, non capitava un bel niente. Poi le cose sono iniziate a cambiare. Qui siamo a fine dicembre. Fine dicembre, ecco, questa, c'è solo questa così complicata, tutte le altre sono come quelle che abbiamo visto prima. Questa fa vedere due fattori. Le righe bianche con i numerini sono la pressione alla terra, al suolo. E se guardate vicino alle nostre regioni ioniche, insomma tra la Grecia e il sud Italia, c'è questo circolino cosiddetto 1010, zona di bassa pressione. Nelle basse pressioni l'aria gira in senso antiorario. Morale, cosa succedeva? Questo giro antiorario cominciava a richiamare verso l'Italia aria dal nord Europa, un po' più verso i Balcani e poi la nostra penisola. E questo è già stato un primo segnale, siamo comunque già a fine mese, eh? E a fine mese nel sud Italia, da Natale a fine anno, nel sud Italia maltempo, piogge, pioveva in maniera veramente abbondante. Abbiamo avuto anche insieme in Basilicata problemi per cercare di raggiungere abbondanti. Ma già qualcosa stava cambiando. Questa bassa pressione richiamava l'aria fredda e si era posizionata stavolta l'alta pressione là sul nord Europa. E anche questo qua era un segnale che qualcosa stava cambiando. Quello era l'anticiclone russo-siberiano, per gli appassionati chiamato l'orso, si chiama così. E quando si piazza lì comincia a spingere l'aria fredda verso il cuore dell'Europa. Questa bassa pressione acciuffava l'aria fredda e la spingeva anche fin verso l'Italia. Quindi a fine anno abbiamo cominciato a battere i denti. E in gennaio li batteremo per tutto il mese.